Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una proposta di risoluzione unitaria sulla riapertura delle scuole e dell'università in sicurezza. Il servizio di Marco Paganini interviste Alberto Scattolini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 17 voti favorevoli e la sola astensione dell'assessore Enrico Melasecche, che ritiene irrealizzabile la parte relativa ai trasporti, una proposta di risoluzione unitaria sulla riapertura delle scuole e delle università in sicurezza. L'atto di indirizzo, che accorpa i 5 precedentemente illustrati in aula, impegna la Giunta a mantenere alta l'attenzione su una campagna di screening massiva per l'intera durata dell'anno scolastico, da realizzare in maniera strutturata al fine di utilizzare i dati raccolti per una corretta programmazione scolastica. A procedere alla puntuale mappatura degli studenti che hanno difficoltà a seguire le lezioni in DAD e prevedere misure per la connettività e per garantire a tutti i necessari dispositivi tecnologici individuali, nonché ulteriori misure di supporto alle famiglie con maggiore disagio. Si chiede inoltre di facilitare la comunicazione tempestiva a frequenza settimanale dei dati analitici di ogni singola scuola circa i positivi al Covid individuati e le misure di quarantena adottate, a individuare unità di emergenza in ogni ambito scolastico. Per tutti i ragazzi e le ragazze, ma anche per i familiari, si chiede di mettere a disposizione la figura dello psicologo, in particolare per coloro che vivono situazioni di disagio. Per quanto riguarda i trasporti, in coordinamento con gli enti locali, si impegna la Giunta a valutare possibili contributi, soprattutto al fine di agevolare le famiglie. Inoltre si impegna la Giunta a valutare, in base alle risorse disponibili, un piano di trasporto pubblico totalmente dedicato agli studenti e a prevedere un'adeguata vigilanza alle fermate degli autobus e all'ingresso e uscita delle scuole, al fine di prevenire gli assembramenti. Beh, io credo che questa Assemblea legislativa abbia di nuovo espresso un grande senso di responsabilità, soprattutto su temi così rilevanti come quello della scuola, un tema che è stato lungamente dibattuto e che riguarda comunque il presente e il futuro dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, dei bambini e bambine. Abbiamo voluto esprimere, e lo abbiamo proposto proprio come maggioranza, un documento unitario per dare un senso forte ai cittadini di impegno affinché le difficoltà siano risolte insieme e soprattutto affinché sappiano i cittadini umbri che c'è una politica pronta ad assumersi le scelte, soprattutto ad assumersi le responsabilità per cercare di traghettare questa comunità, soprattutto la comunità dei più giovani, al di là di questa emergenza. La mozione di cui sono prima firmataria e che è stata presentata oggi in Assemblea, in particolar modo faceva riferimento all'inclusione scolastica dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze, quindi adolescenti con BES e disabilità. Questo è un problema che non riguarda solo la contingenza dell'emergenza, ma è un tema che va attenzionato anche nell'ordinarietà. Riteniamo che la scuola sia il luogo di tutti e quindi meritava l'attenzione di tutta l'Assemblea legislativa con misure concrete, immediate e ovviamente condivise. Abbiamo presentato noi come minoranza 4 mozioni. In realtà vertevano su circa 20 punti di cui noi abbiamo un po' parlato e dibattuto da circa 6-7 mesi, che rappresentano le nostre proposte per il rientro alla scuola in sicurezza, diciamo da 0 anni fino all'università, quindi hanno toccato un po' tutti gli aspetti della scuola e in particolare diciamo test rapidi da qui a fine anno, quindi uno screening massivo, affrontare anche luoghi diciamo alternativi a quello delle classi per poter permettere meno ragazzi all'interno delle aule, quindi meno aule pollaio e soprattutto l'attenzione anche all'aspetto psicologico dei ragazzi. La sensibilità e l'attenzione dimostrata ovviamente dall'amministrazione regionale e da questa giunta è stata portata avanti sin dall'inizio della pandemia. Abbiamo subito attivato degli strumenti importanti per sostenere gli studenti, le loro famiglie, attraverso delle borse di studio, ma anche attraverso una campagna testing che abbiamo già avviato, l'accordo sottoscritto anche con le farmacie, sia pubbliche che private,
ha dato la possibilità, sta dando la possibilità a tanti ragazzi, a tanti studenti, ma anche al personale docente e non docente, di potersi recare in farmacia per poter ovviamente effettuare il test. Quindi anzi io vorrei cogliere anche l'occasione, colgo l'occasione per invitare, lanciare anche un messaggio ai tanti studenti di poter ovviamente, oltre ad osservare ovviamente le regole, ma anche quella di potersi recare in farmacia. Tra l'altro anche ieri abbiamo approvato in giunta una delibera e abbiamo previsto un ulteriore stanziamento di 500.000 euro, quindi come regione ci siamo impegnati per 1.500.000 euro per sostenere questa campagna, ma tante altre cose sono state fatte, l'elenco è davvero lungo, basta soltanto da un numero, vorrei dare una cifra così per diciamo far intendere l'impegno concreto, perché noi non facciamo slogan, noi facciamo i fatti, noi siamo la giunta del fare, abbiamo stanziato 41.500.000 euro per la scuola, studenti e famiglie. L'Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato anche la mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari che declina gli interventi di sostegno richiesti dai rappresentanti degli operatori della somministrazione di bevande e alimenti, che impegna la Giunta a continuare a farsi portavoce nella conferenza Stato-Regioni e con il Governo della necessità di avviare fin da subito un percorso di riaperture controllate, velocizzare il piano vaccinale e continuare a chiedere maggiori approvvigionamenti al Governo per consentire un ritorno più immediato all'attività, valutare la possibilità di sostenere uno screening settimanale degli occupati nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, implementare nuove misure per agevolare l'accesso al credito, anche aprendo un tavolo di concertazione con banche e partecipate, contingentare il più possibile anche nel 2021 i giorni di svolgimento delle sagre e sostenere un sistema sinergico con la ristorazione, richiedere al governo un trasferimento compensativo utile a permettere l'abbattimento di Tari, IMU e canone unico ai comuni. Servizi di poste essenziali per i cittadini, ampliare gli orari di apertura in alcuni comuni. In seconda commissione si è svolta un'audizione del presidente di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, il presidente Tognaccini, e dirigenti di Poste Italiane Area Centro-Nord. Il servizio. Un focus sulla situazione degli uffici postali dell'Umbria. Promotore principale dell'iniziativa Valerio Mancini, presidente della seconda commissione, dove per approfondire le problematiche evidenziate da amministratori locali in merito alla situazione degli uffici postali siti nei loro comuni, ha invitato in audizione, in videoconferenza, il presidente dell'ANCI Umbria Michele Tognaccini, il coordinatore dei piccoli comuni umbri dell'ANCI Federico Gori, mentre per Poste Italiane hanno partecipato Giovanni Zunino, responsabile macro area Centro-Nord, Paolo Pinzani, responsabile relazioni istituzionali per l'area Centro-Nord, e Serena Di Santo, che è responsabile per la gestione operativa dell'area Centro-Nord. Le criticità maggiori, emerse soprattutto dall'inizio dell'emergenza pandemica, come ha rimarcato Mancini, derivano dai disagi arrecati dalla riduzione dell'orario di operatività degli sportelli. Problemi continuano a manifestarsi nelle piccole frazioni, dove la riduzione dell'orario di apertura degli uffici costringe gli utenti, spesso anziani, a lunghe ed estenuanti code all'aperto, con il rischio di creare assembramenti. Sostanzialmente è emerso che allo stato attuale e fino alla termine della terza ondata pandemica, e come è stato evidenziato prima di un'adeguata copertura vaccinale dei dipendenti, soprattutto per chi lavora agli sportelli, non sarebbe previsto alcun piano di potenziamento del servizio, garantendo comunque il mantenimento puntuale della situazione attuale. È stata Serena Di Santo a fare una precisa panoramica degli uffici operanti sul territorio regionale, osservando come in Umbria soltanto l'11% degli uffici, 29 su 262, non sono ancora tornati agli orari pre-Covid, con una media nazionale del 17%, e che comunque non ci sono uffici completamente chiusi. Rispetto al tema degli sportelli automatici ATM, su 262 uffici ne dispongono 147, sono 21 i comuni che ne sono privi. Da parte dei sindaci sono giunte a Poste Italiane 10 istanze, di cui 2 recepite nel piano 2021. Sono molte le richieste invece inserite nel piano 2020 che hanno subito uno stop per la pandemia. Nel sottolineare che in alcuni territori viene garantita un'offerta superiore a quella pre-Covid, rispetto alle file che si creano di fronte ad alcuni uffici, è stato specificato che ciò è da collegare al recepimento delle indicazioni ministeriali.
La modalità di accesso varia dalla tipologia dell'ufficio e quindi dall'ampiezza della sala interna. Dove è stato possibile sono stati creati degli stalli interni e in Umbria sono presenti in 114 uffici postali. In 68 uffici è attivo il sistema di gestione attese e attraverso apposita app è possibile prenotare il proprio accesso senza fare file. La Commissione, pur impegnandosi a monitorare attentamente il quadro, ha preso atto di una situazione cristallizzata e nell'invitare l'azienda ad intervenire comunque con urgenza in alcune criticità che interessano alcune parti del territorio regionale, predisporrà un documento per chiedere alla Giunta di portare con forza le problematiche emerse sul tavolo della conferenza Stato-Regioni. Incontro con i sindacati in prima commissione sulla proposta di legge della Giunta che modifica la legge sul mercato del lavoro, apprendimento permanente, promozione dell'occupazione e agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. I referenti regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL e la RSU di ARPAL hanno incontrato la prima commissione dell'Assemblea legislativa per un confronto sulla riforma del mercato del lavoro predisposta dalla Giunta regionale. Dal momento partecipativo è emerso un quadro articolato di valutazione dell'iniziativa legislativa della Giunta di Palazzo Donini. CGIL, CISL, UIL e RSU dell'Agenzia hanno criticato l'accelerazione dei tempi, la previsione di un amministratore unico e la previsione di un sistema di concorrenza tra agenzie private e centri per l'impiego. Apprezzamento è stato invece espresso per il nuovo osservatorio sul mercato regionale del lavoro. Positive le valutazioni espresse da UGL, sia rispetto alle tempistiche ritenute congrue ad affrontare l'emergenza lavoro in corso e quella che si profila nei prossimi mesi, che agli interventi per snellire e responsabilizzare l'agenzia, modernizzando inoltre l'approccio dei centri per l'impiego. Il Comitato di Controllo e Vigilanza dell'Assemblea Legislativa, presieduto da Thomas De Luca, ha inviato alla seconda commissione l'atto di verifica dello stato di attuazione della legge regionale su Banco della Terra e Agricoltura Sostenibile. A seguito del lavoro istruttorio degli uffici della Regione prima e del Comitato di Controllo e Valutazione poi, sono state individuate criticità nell'attuazione dello strumento del Banco della Terra. Non è pervenuta alcuna relazione dalla Giunta dal 2016 a oggi. Si rende necessaria una revisione dei canoni tabellari per la concessione e l'affitto di terreni, volta in primo luogo a favorire l'accesso alla terra agli agricoltori e allevatori umbri e in seconda istanza a ostacolare i fenomeni di land grabbing e accaparramento delle terre. Nel documento votato all'unanimità dal Comitato si legge che occorre favorire e promuovere la partecipazione ai bandi del Banco della Terra per l'assegnazione dei terreni e degli immobili, sostenendo l'aggregazione di filiera tra le imprese in collaborazione con le associazioni di categoria, al fine di tutelare il territorio dall'impoverimento e dalla mancata valorizzazione dei terreni. Serve anche incentivare i comuni a inserire il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale nell'elenco dei terreni del Banco della Terra, attraverso una vera gestione condivisa del patrimonio, mettendo a disposizione strumenti e risorse tecniche e umane. Infine, sostenere concretamente lo startup aziendale attraverso il ruolo di GEPAFIN nell'accesso al credito previsto dalle disposizioni di legge mai attuate. Prima e terza commissione consiliare si sono confrontate con l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto sul disegno di legge della Giunta regionale relativo alle sperimentazioni gestionali di servizi innovativi in sanità. Ce ne parla Marco Paganini. L'assessore alla sanità Luca Coletto ha partecipato ai lavori congiunti di prima e terza commissione per illustrare il disegno di legge della Giunta regionale sulle sperimentazioni gestionali di servizi innovativi in sanità. L'iniziativa legislativa affida alle aziende sanitarie la proposta di attivazione di programmi di sperimentazione che poi dovranno essere autorizzati dalla Regione quando essi servono a perseguire i fini pubblici dell'assistenza mediante la collaborazione tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti privati. Secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il socio pubblico deve comunque detenere la maggioranza del capitale sociale.
Un articolo del disegno di legge riguarda specificatamente la sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius di Umbertide. L'assessore Coletto ha spiegato che la legge mira soprattutto a riallineare l'attuale situazione della Prosperius con la normativa nazionale, che nel tempo si è modificata, ed a tutelare il personale e la struttura, consentendogli di ripartire con tutti i servizi erogati prima dell'emergenza Covid. Insediata la scorsa settimana a Palazzo Cesaroni la commissione speciale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Il presidente è stato eletto Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega, vicepresidente il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori. Istituita con deliberazione dell'Assemblea legislativa nella seduta del 23 marzo, su richiesta dei gruppi di minoranza Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Patto Civico, la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante la pandemia da Covid-19. Alla carica di presidente è stato eletto il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli, a quella di vice il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori. Essendo stata sottoscritta da più di un terzo dei componenti dell'Assemblea, a norma di statuto, la sua istituzione è stata automatica. La commissione è composta da tutti i capigruppo consiliari. È previsto il voto ponderato, vale a dire che ogni commissario rappresenta un numero di voti pari a quello dei componenti del suo gruppo consiliare. I presidenti dei gruppi consiliari, componenti della giunta regionale Roberto Morroni di Forza Italia e Paola Gabiti della lista Tesei per l'Umbria, hanno delegato quale loro rappresentante in sede di voto e in seno alla commissione Stefano Pastorelli. Noi abbiamo richiesto come minoranza e ottenuto l'istituzione della commissione d'inchiesta sull'emergenza sanitaria. L'obiettivo è fare trasparenza nei tanti passaggi opachi che ci sono stati in questo anno di pandemia. Penso al tema dei ritardi e delle mancanze sul fronte del piano vaccinale, penso al tema dell'ospedale da campo e da come è stato finanziato e realizzato con ritardi, penso alla mancata riorganizzazione dei servizi sanitari, il potenziamento della sanità pubblica, la totale assenza di assunzioni. Pensiamo che in Toscana sono stati assunti 2.900 operatori sanitari, in Umbria soltanto 21. Questi sono solo alcuni degli esempi e delle carenze, delle mancanze, dei ritardi che si sono verificati e su cui noi chiediamo chiarezza tramite questa commissione d'inchiesta. Un nuovo organismo che evidentemente ha avuto un'istituzione d'ufficio, perché come da regolamento, da statuto, un terzo dei consiglieri possono richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, alla quale come maggioranza non vogliamo assolutamente sottrarci, perché riteniamo che la gestione quindi dell'emergenza Covid sia stata ed è una gestione oculata e di buon senso. Ma questo grazie anche ai tanti sanitari che poi si sono impegnati, si stanno impegnando giorno dopo giorno. Quindi non abbiamo nulla da temere, sicuramente, anzi, verrà fuori il buon lavoro e le buone idee proposte dalla Presidente e dalla Giunta in questa emergenza. La commissione è composta da Stefano Pastorelli della Lega, presidente, Tommaso Bori del Partito Democratico, vicepresidente, Vincenzo Bianconi, gruppo misto, Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, e resterà attiva per 12 mesi, prorogabili per altri 12. Avrà il compito di svolgere un'attività di analisi e di studio sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal contagio da virus Covid-19. La commissione riferirà semestralmente all'Assemblea legislativa ai fini della predisposizione di eventuali atti legislativi in relazione alle risultanze di indagini e studi. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione della Lega, di cui è prima firmataria Paola Fioroni, inerente azioni volte al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dell'abuso sui minori e in particolare delle forme più attuali di pedofilia e pedopornografia. L'atto è stato emendato su proposta del consigliere Tommaso Bori del Partito Democratico, inserendo in questo la collaborazione con enti locali e aziende sanitarie.
Illustrata in seconda commissione una proposta di legge con le firme del consigliere regionale Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle e di Vincenzo Bianconi, gruppo misto. La proposta mira a modificare le norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche. L'obiettivo è quello di introdurre criteri che riconoscano la priorità nell'affidamento dell'uso civico dei terreni ai pastori locali, oltre a favorire lo sviluppo delle piccole attività e aziende agricole del territorio. Il gruppo consiliare del Partito Democratico annuncia una mozione analoga a quella già presentata in comune dal gruppo comunale del PD a Perugia per chiedere di valutare soluzioni alternative per la viabilità di Colle Strada rispetto a un progetto fortemente impattante, il cosiddetto nodino, che tra l'altro non risolverebbe i problemi di traffico se non nella percentuale irrisoria del 15%. Riconoscere la LIS, la lingua italiana dei segni, e la lingua italiana dei segni tattile come strumento di inclusione e integrazione sociale a sostegno delle persone con disabilità uditiva, sordo-cieche o con deficit di comunicazione. È l'obiettivo di una proposta di legge annunciata dal consigliere Francesca Peppucci della Lega, per la quale di tutte le battaglie avviate per i diritti umani, quella per l'abbattimento delle barriere della comunicazione è di primaria importanza. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Bettarelli, ha annunciato un'interrogazione per sapere quali sono le strategie che la Regione intende adottare in merito alla gestione del sistema rifiuti, con particolare riferimento alla limitatissima capacità residuale di conferimento nelle discariche umbre. Secondo i dati forniti dall'autorità Umbra per i rifiuti e idrico, l'Auri, saranno due gli impianti di smaltimento regionali che già dalla metà del prossimo anno andranno a completa saturazione: Belladanza a Città di Castello, approssimativamente nel giugno 2022, e Sant'Orsola a Spoleto, approssimativamente agosto 2022, seguite da Borgo Giglione, approssimativamente nel luglio 2023. Favorire la parità retributiva tra uomini e donne, oltre che sostenere la formazione e l'occupazione femminile. Lo dichiara il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico, annunciando la presentazione di una proposta di legge in merito. I dati Istat, sottolinea Paparelli, dicono che a dicembre scorso su 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 sono lavoratrici. A questa fortissima criticità, aggiunge Paparelli, si somma un elemento ancora più strutturale, dato dalla differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne rispetto agli uomini, che risulta inferiore di almeno il 20%. Invertire questa tendenza, afferma Paparelli, potrebbe significare in Umbria, come nel resto del paese, la creazione di nuova ricchezza, di occupazione e di gettito fiscale, nonché maggiori servizi e tutele per tutte le donne. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle televisioni locali della Regione ed è in rete al sito consiglio.regione.umbria.it e naturalmente è visibile anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.